E torniamo a parlare dell'alluvione in Emilia-Romagna, esattamente in Romagna, che si è ripetuta un anno dopo. Oltre 1000 gli evacuati, persone disperse e oltre 1000 anche gli interventi dei vigili del fuoco. E mentre il PD in questo anno ha pensato per esempio a spendere i soldi nell'acquisto degli inutili tamponi o ancora dei vaccini, ancora 500.000 dosi di vaccini che non si sta vaccinando più nessuno, loro investono i soldi lì. E che cosa accade? Ce lo fa sapere con Difesa Ravenna. Il video della situazione a mezzogiorno del fiume Lamone a Boncellino, ove si erano registrate le precedenti due alluvioni con rottura dell'argine. Questa volta si è trattato di una esondazione a causa dei detriti di legname lasciati malauguratamente nel corso del fiume a monte. Il legname, alberi tagliati e lasciati lì. La situazione peggiore ora si registra a Traversara di Bagnacavallo, dove l'argine ha ceduto ed allagato completamente il paese con una falla molto vasta. Situazioni critiche ancora nelle rotte del Senio e del Sillaro, con poche possibilità di sistemazioni nel breve tempo. Unica nota positiva, ha smesso di piovere su gran parte del territorio, anche se entro sera è previsto un nuovo intervento perturbato, che speriamo sia l'ultimo. Si consiglia sempre di seguire i canali dei comuni e della protezione civile. E questo era ieri. Ma guardiamo il video che hanno diffuso. Avete visto? Quelli sono detriti di legname lasciati lì. Non sono stati raccolti. E il PD come li spende i soldi? Ma rimanete sintonizzati, perché la questione è troppo importante e quindi va trattata in maniera approfondita, perché questi politici non possono sempre causare danni e passarla liscia. Non ne possiamo più. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.